Pronto? Buongiorno signor Smith, sono il notaio Moretti. Buongiorno. Mi permetta di farle le condoglianze. Suo nonno si è spento all'ospedale di Norimberga 2 giorni fa. Sta scherzando? Purtroppo no, però le è stato lasciato in eredità un manufatto della seconda guerra mondiale appartenuto a suo nonno. Ah. Può ritirare l'oggetto al Museo Nazionale dell'Internamento di Padova. E quando posso passare per ritirarlo? Pronto? Pronto? Vaffanculo, va. Quindi il nonno era pure un cazzo di nazista. San Böstel, 23 ottobre 1943. Ci sono tre modi di fare le cose qui. Il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui lo faccio io. Ti ricordi? Lo ripetevi sempre. Se uscirò mai vivo da questa prigionia, se tra qualche settimana non diventerò che un pugno di cenere in qualche campo lontano, giuro che ti verrò a cercare Carlo Schmidt e la vendetta si compirà su di te e sulla tua discendenza, Attilio Villa. Pronto? Ciao Riccardo, stai facendo? Ma niente, sono a casa. Oh, senti, ti va di passare dopo in amici? No, non c'ho voglia di bere stasera. Dai, uno spritz, mezz'oretta che ti porto, dai, ma. Vabbè, solo perché è il tuo compleanno. Ci vediamo tra poco. Ciao, 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 ciao. San Böstel, 23 ottobre 1943. Ci sono tre modi di fare le cose qui. Ti ricordi? Lo ripetevi sempre. All'epoca ti divertivi. Un modo unico per spassarsela, quello delle SS. Mia moglie e mia figlia sono morte nel fango, senza una parola, senza un'identità. Se uscirò mai vivo da questa prigionia, se tra qualche settimana non diventerò che un pugno di cenere in qualche campo lontano, giuro che ti verrò a cercare, Carlo Schmidt, e la mia vendetta si compirà su di te e sulla tua discendenza, Attilio Villa. Pronto? Pronto? Ma tu puzzi di alcol? Ma ti sembra il modo di presentarti al lavoro? Dove credi di essere? Da McDonald's? Questa è la Stratton. E lo sai che noi le cose le facciamo a modo nostro. Esistono solo tre modi di farle. Giuste, sbagliate e come le fa la Stratton. Come cazzo le facciamo noi? Hai ragione. Sei un essere inutile, non voglio le tue scuse. Vattene a casa, vai a farti una doccia. La mia vendetta si compirà su di te e sulla tua discendenza. La mia vendetta si compirà su di te e sulla tua discendenza. La mia vendetta si compirà su di te e sulla tua discendenza.
la mia vendetta si compirà su di te e sulla tua discendenza. Figlio di Riccardo, domiciliato in Padova, cessò di vivere in questo comune il giorno 26 maggio 1947. Ci sono tre modi di fare le cose qui: il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io.